Forse i giocatori del Pescara non hanno la giusta percezione di quello che sta accadendo in queste settimane. Forse non c'è la giusta consapevolezza che il cammino del Pescara di questi ultimi tre mesi porta dritti dritti verso la retrocessione in Serie C. È vero che gli ultimi accadimenti, i tanti cambi in panchina, non hanno aiutato, ma ciò non è sufficiente a spiegare ciò che si è visto nei primi 20 minuti di Vercelli. È stato un approccio al di sotto delle aspettative sicuramente. Dovevamo entrare in campo con un piglio più cattivo e appunto dopo 10 minuti siamo rimasti in 10, non è stato semplice. Approccio sbagliato, una partita presentata dai diretti interessati come una sorta di spareggio, una partita che per il Pescara rappresentava l'opportunità di poter ritrovare una vittoria che mancava da 10 turni, ora 11, ha visto come bilancio iniziale due gialli rimediati dallo stesso difensore, un rigore concesso e poi trasformato dalla Pro. Ok, ci sono gli avversari, ok, la Pro Vercelli si giocava tanto ed è stata subito aggressiva, ma perché il Pescara non è stato altresì sul pezzo? Perché non c'era la giusta concentrazione? La risposta sta quasi certamente nella superficialità di un gruppo che dopo due discrete gare con big come Palermo e Bari ha pensato che il solo chiamarsi Pescara può portare punti e può portare ad allontanarsi dalla zona rossa. Con questo modo di preparare le partite, la retrocessione sarà inevitabile. E fa specie che nel marasma quasi generale si siano distinti nel negativo Alessandro Crescenzi e Antonio Balzano. Il difensore Scuola Roma è il simbolo dell'affidabilità, ma si è fatto uccellare due volte da Bifulco senza avere la necessaria lucidità, dopo appena 10 minuti, di capire che il secondo intervento avrebbe comportato la somma di ammonizioni. Il secondo, che è tra i calciatori più esperti della rosa, autore sia del fallo da rigore su Bifulco, sia di una scorrettezza ai danni di Mammarella che avrebbe comportato, se vista, la seconda espulsione. Insomma, segnali pessimi di una stagione che potrebbe mandare all'inferno il Delfino, senza che i giocatori stessi quasi se ne rendano conto. Anche perché, quando non vinci da tanto tempo, tornare a farlo è ancora più difficile. La Pro Vercelli ce l'ha fatta con la complicità di un Pescara autolesionista. I biancazzurri invece si sbloccheranno? Ora che arriva il ciclo di partite decisivo con 4 scontri diretti consecutivi. Intanto, prima di questa serie, la gara dell'Adriatico Cornacchia contro lo Spezia, che diventa cruciale per capire se questo Pescara ha ancora qualcosa da dare in questo finale di stagione. Ma da quando è arrivato il mister, mentalmente ci ha preparato a questo, quindi sono giustamente preoccupato per la situazione di classifica, perché penso sia giusto che sia così. Ci tengo molto al Pescara e spero di fare più punti possibili il prima possibile. Con l'auspicio che queste parole di Fiorillo, che esprimono preoccupazione per la classifica, siano condivise dai compagni. La classifica farà meno paura solo se per 90 minuti si vedrà l'atteggiamento dei secondi tempi con Palermo e Bari. Giocare solo dopo aver preso sberle comincia ad essere un gioco troppo pericoloso e per nulla redditizio.